Ciao a tutti, benvenuti alla Wasafat Malika. Oggi vi faccio 5 gusti di sushi. Da oggi non avete più bisogno di andare dai cinesi a mangiare sushi, li preparate in casa senza problemi, molto facili. Facciamo 5 gusti veramente deliziosi e spero che vi piace sushi di oggi. Se vi interessa, state con me del video, così vedete gli ingredienti e come lo prepariamo. Se vi piace il video, prima di uscire dal canale mi fate like, condividete, vi iscrivete, hanno tutte le mie notifiche. Adesso state con me così prepariamo sushi. In base di sushi, mezzo chilo di riso, l'ho già lavato bene 3 volte, ho buttato l'acqua, ci metto mezzo litro di acqua, lo porto sul fuoco lento mezz'ora. Si cuoce, prendo l'aceto del riso con un cucchiaio piccolo di sale, un cucchiaio piccolo di zucchero, l'ho messo nella ciotola, metto l'aceto del riso nella ciotola dove c'è sale e lo zucchero, lo mescolo bene, lo lascio da parte. Quando il riso è cotto, dopo mezz'ora, appena lo spegniamo, ci aggiungiamo questo aceto con lo zucchero e sale. Il riso è pronto, ho preso la ciotola dove ho messo il sale e lo zucchero e l'aceto del riso, lo metto con il riso bene e poi prendo il riso e lo metto nel piatto così sarà fredda. Ho preso un po' di gamberetti, l'ho tolto la buccia, l'ho messo nella padella con un po' d'olio d'oliva extravergine, un po' di sale, un po' di pepe, l'ho fatto soffriggere. Ingrediente per farci il sushi: 300 g di salmone, l'acqua, un po' di i semi di sesamo bianco, i foglie di alga per fare il sushi, riso che è quasi freddo, che abbiamo preparato insieme, 200 g di maionese, i gamberetti che abbiamo preparato, 2 avogado, una cetriolo tagliato, 2 carote. Ho preso il foglio di alga, l'ho messo sopra il tappeto per sushi, per piegare il sushi. Metto il riso sopra ai fogli di alga, bagno le mani con un po' di acqua così non si attacca il riso nelle mani. Stendo bene il riso, prendo un po' di maionese, lo metto sopra di riso e la stendo bene. Ho messo maionese sopra il riso, metto un po' di carota, un po' di cetriolo, un po' di salmone, piego sushi, come vedete, con l'aiuto di quel tappeto che l'avevo messo la pellicola. Ho piegato sushi, lo metto sopra il piatto e lo metto in freezer. Per fare un altro gusto, il secondo gusto, ho messo il riso sopra l'alga come abbiamo fatto prima,
Metto maionese, metto un po' di cetriolo, un po' di carote, un po' di avogado in mezzo e poi piego. Faccio la stessa cosa che ho fatto prima, prendo il foglio di alga, ci metto il riso sopra, faccio uno strato molto sottile di riso. Ho messo di nuovo un po' di maionese sopra il riso, metto i gamberetti, i gamberoni sopra al riso, come vedete nel video. Aggiungo un po' di salmone. Metto un po' di cetrioli e poi piego sushi, come vedete. Quando finisco di piegare, chiudo bene il sushi. Bene, faccio il modo di chiudere bene il sushi, come vedete. Ho messo il riso sopra i fogli di alga, come abbiamo fatto prima, solo questo sushi lo facciamo al rovescio. Metto un po' di sesamo sopra. Poi prendo sushi leggero, come vedete. Poi ci metto un po' di maionese sopra e la stendo bene con un cucchiaio. Quando metto un po' di maionese sopra, metto le verdure come abbiamo fatto prima, un po' di cetrioli, un po' di carote. Metto salmone. Piego sushi come abbiamo fatto prima, guardate l'aspetto un po' diverso dall'altro. Questo è il mio sushi, lo metto nel piatto con gli altri, lo metto in freezer così sarà fredda. Ho fatto la stessa cosa che abbiamo fatto con quello di prima, la rovesciamo e poi questo lo farciremo con farcitura diversa. Metto i pezzettini dell'avogado in mezzo, metto un po' di carote, metto un po' di cetrioli, un po' di salmone e piego sushi. Quando ho piegato il sushi metto un po' di salmone sopra. Poi ho stretto bene il mio sushi come vedete, così il salmone attacca bene sopra al riso. Quando lo tagliamo diventa bello. Metto un po' di sesamo sopra come vedete. E poi ci metto di nuovo il tappeto così stringo bene così sesamo attacca bene sopra salmone. Questo mio sushi anche questo lo metto in freezer così un'oretta così sarà fredda bene. Prendo un avogado, lo taglio, lo metto sopra il sushi. Ho messo l'avogado sopra il sushi, metto un po' di sesamo e metto anche questo in freezer.
Per fare un altro gusto ho preso un po' del riso con quello che mi è avanzato, ci faccio le palline, metto un po' di salmone sopra, metto un po' di sesamo. Leggeri sushi, ho preso 2 uova, le ho messe nel piatto e le ho sbattute. Ho preso anche i cereali salati, macinati. Poi ci metto, metto il sushi nell'uovo e poi lo metto nei cereali macinati. Padella, ho messo olio fino a quando calda bene, metto sushi, quando fritto sushi da una parte e la giro dall'altra. Quando sushi è fritto, come vedete croccante sopra, lo prendo e lo metto nel piatto e poi andiamo a tagliarlo. Ecco, sushi, quelli che abbiamo fritto è pronto, è veramente croccantissimo. L'altro sushi l'ho preso dal freezer, così la tagliamo. Prendo un tagliere e taglio sushi. Continuo così finché non taglio tutti i miei sushi e poi ci vediamo, così vedete la fine come è fatto. La fine del mio sushi è così, è veramente delizioso e l'ho accompagnato con la salsa di soia, sempre quelle che mangiamo dai cinesi. E spero che vi piace, lo provate e mi fate sapere nei commenti. Se vi piace il video, prima di uscire dal canale mi fate il like, condividete, vi iscrivete, così vi arrivano tutte le mie notifiche. Grazie mille di tutto, a domani un altro video nuovo, ciao, arrivederci. هانتوما كتشوفوا يعني السوشي ديالنا جا اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وساهل وماهل وجد اقتصادي، ورافقته بالصلصه ديال السوجا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. الى عجبكم الفيديو قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي اللايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تستناوني غدا ان شاء الله فيديو جديده. الى اللقاء. Thank you.